sempre assolutamente magico, per usare un aggettivo assolutamente strausato e cliché, entrare nel Rose Garden qui a Sissinghurst. E adesso si può capire il perché. Troy mi dice che le rose sono circa 3 settimane in anticipo rispetto alla norma. Did you wear the t-shirt to be in theme with the... Questa se la, ha scelto la polo, la camicia in tema con i colori del giardino, è veramente spettacolare come sempre, ma ormai faccio un grande errore ad abituarmi a questa bellezza, perché abito a esattamente 9 minuti dal giardino e in realtà confesso che sono abituato all'idea di Sissinghurst. In realtà ogni volta che arrivo qua è la sorpresa continua che si rinnova, tanto per usare un altro cliché. Il cliché nella letteratura, nel linguaggio del giardinaggio sono, no, secondo me una piaga, ma vabbè, non si può farne a meno. Ecco, vedete qua questa rosa ricchissima di gemme, ovviamente per effetto dell'importazione, stavo per cadere, per effetto dell'importazione del pegging down, che sarebbe quella la tecnica per piegare i rami verso il basso, stimolando così la formazione di molte molte gemme laterali sui rami orizzontali. Is it valerian, that white thing? Hesperus. No, the white there. Oh, yeah. Which one is it? Yeah. It's quite nice. Yeah, it's just quite nice, isn't it? Yeah. Questa è Hesperus che diceva Troy. Quella invece è una valeriana, come pensavo. It's a bit dry for it. It's a bit coarse, but quite good, actually. When you get close up, its foliage has gone a bit mildewy. Ah. What about this incredible Anthurium? Anthurium. Just put itself... Just growing here like that. Mi dice però che a terra questo antirrinum o clearly overwintered. Bocche di leone, dice che è riuscito a sopravvivere all'inverno ed è atterrato qua. Troy. But yeah, it's 3 weeks early. I would say everything. Troy mi dice che tutto è 3 settimane in anticipo e qua non piove. So how long hasn't rained? Seriously? Maybe April the 7th. Wow, 6 weeks. Yeah, and it wasn't much then. Da 6 settimane che non piove, e quando ha piovuto pochissimo. What's nice about it being early though, it's not the fact that it's early that isn't really very good, but things are lasting a long time because it hasn't been intense. It's almost in a suspended animation. Yeah, so things have actually, that you'd normally expect to flower and disappear, and other things have taken over. Those things have persisted and new things have come on, so everything's kind of been very compressed, but stayed really good looking. Yeah, but obviously this is not just the lack of rain, is the lack of high temperatures. Yeah. That obviously has extended the effect. Yeah. Quindi non solo tutto anticipato, sì, è quasi una contraddizione, perché it's almost a contradiction, because it is 3 weeks earlier. Yeah. But actually, the temperature is not very high, or is apart it? Apart from just the last 2 days. Oh, okay. But I think it's because there hasn't been cold, it's been mild winter. Yeah. Oh, so almost a constant... Zero frost, mild winter. Oh, that's beautiful. That's a lovely combination. What is that, Rose? Cupid? Sorry? Not Cupid, Complicata. Complicata, oh yes. Very, very beautiful.
bellissima questa Hesperis matronalis, c'è la versione anche bianca, si vede qua e là nel giardino. Questa è una ancusa. Is this a form, a specific form of ancusa? Ancusa? Got azurea. Azurea, yeah. Ancusa, qua noi diciamo ancusa perché c'è il CH che si pronuncia in modo regolarmente all'inglese, CH si pronuncia C. So what about this incredible, shocking pink or whatever rose on the gate here? Ramona. Thank you. Yeah, it really suits her, Ramona. Very nice name. Ramona, Rosa Ramona.